Ti avevo avvertito, questo tizio è tosto. Dobbiamo collaborare e salvare la caverna. Non ci casco, vuoi solo di nuovo fare l'eroe. Ah, lo sai, quando sei zanna nera sei proprio fastidioso. Beh, almeno io non sto fermo a lamentarmi per un paio di rocce. Oh, non ho intenzione di stare fermo. Ragazzi, le vostre chiacchiere stanno togliendo tempo prezioso al mio lavoro. E dato che non credo vogliate smettere, vi lascerò qui a risolvere le vostre divergenze. Ah, sì, le abbiamo già risolte, non è vero, Kevin? Come no? Ti piacerebbe? Beh, fa buon viaggio! Gli scienziati hanno calcolato che se si potesse bucare la Terra da una parte all'altra, una persona arriverebbe dall'altra parte del globo in 45 minuti, andando a 27.358 km orari. Oh, che velocità! Beh, buona fortuna! Ah, grazie, tipo Strambo! Ho già toccato terra. Il pozzo senza fondo ce l'ha un fondo. Togliti dai piedi! Ehi, non è un pozzo senza fondo. Sì, l'ho già detto. Ma non cambia niente. Finché gli orologi sono scarichi, siamo fregati. Io no. Troverò una via d'uscita. Mi sono allenato ad agire senza usare la vista. Sono come un gatto, ci vedo anche al... Ai! Dobbiamo tirare fuori Ben. E come? È un pozzo senza fondo. Ecco, in realtà non è proprio così. Randy, quindi mi hai detto una bugia? Diciamo alle persone che è un pozzo senza fondo perché aumenta l'afflusso del turismo, ma è profondo soltanto 42 metri. Soltanto? Tanto è inutile, Kevin. Lo dici tu! Non ce la farai mai. È tutta colpa tua, bello mio! Mia? Se mi avessi ascoltato, ora non saremmo qui! Quello che avresti dovuto fare era seguirmi! Seguirti? Neanche per... Attento! Questa caverna ci terrà al sicuro. Nessuno mi tira le rocce! Kevin! Prova a tirarmi altre rocce, ti sfido! Pugno di cristallo non è stata una buona idea. Stai peggiorando le cose. Se ti fai male, qui ci rimettiamo entrambi. Ora dobbiamo collaborare. Scordatelo, Tontison. Io ce la farò da solo. Collaboriamo e ti giuro che dirò che è stata una tua idea. Con questa corda dovremmo riuscire a calarci lì sotto. Bene, raggiungiamo il pozzo appena possiamo. Guarda, sta tornando. Riempio la buca! Se racconti questa parte ti seppellisco qui sotto e ti ci lascio! Come vuoi, amico! Ti arrivo! Guastatore! Per tutti i cingoli, per te non riesco mai a lavorare in pace! Sentite, non so come avete fatto a uscire dal pozzo senza fondo, ma mi fareste un favore grande come questa caverna se ci tornaste subito! In realtà pensavamo che dovresti scenderci tu, dico bene? Sì! Oh! Va bene, Liza, diamogli addosso! Va tutto bene, ragazza? Ne ho abbastanza di questi alieni buffoni. Per tutte le scavatrici, perché distruggono sempre la mia Liza? Me ne occupo io della ruspa? È tutta tua! Così felice che non sei rimasto schiacciato. Come sei uscito? In verità non ce l'avrei mai fatta senza... Dov'è andato? Io non capirò mai quel ragazzo. Poteva almeno aiutarci a pulire tutto? Non potrò mai ringraziarvi abbastanza. Avete risolto una brutta situazione. Brutta situazione? Non ho ancora finito di pagare per la vecchia Liza che devo sborsare altri soldi per quella nuova. Avrai tempo per pensarci una volta dietro le sbarre. Per tutte le scavatrici. Beh, il guastatore ha capito quanto è complicato uscire dai guai. Puoi dirlo forte, nonno Max. Se ci sbrighiamo, possiamo visitare la cava dei ragni prima che chiuda. Non farti venire strane idee.